tutorial voglio mostrarti una pratica yoga con uno strumento piuttosto particolare, un foam roller, ovvero un roller, un rullo di foam, schiuma, ovvero di poliuretano espanso. Si tratta di un rullo piuttosto morbido al tatto ma al tempo stesso resistente che viene utilizzato soprattutto nelle classi di Pilates per cercare un scioglimento del nostro muscolo ma anche della fascia. In questo tutorial, quindi in questo video di yoga a tutti gli effetti, prenderemo in prestito il foam roller dal Pilates sia per raggiungere i medesimi scopi, ovvero per distendere i nostri muscoli e la fascia, ma anche per utilizzarlo come supporto in alcune asana di base, come Bhujangasana piuttosto che Adho Mukha Svanasana. Spero veramente che questo video ti piaccia, ti sia utile e innovativo. Prima di cominciare però è necessaria qualche avvertenza. In primis non passerai mai il rullo sotto le tue giunture e non lo utilizzerai se hai dei gravissimi problemi a livello della tua cartilagine. Quando andremo a cercare lo scioglimento del muscolo e della nostra struttura connettiva e della fascia, ovviamente potrai sentire alcune tensioni. Sono delle tensioni che potranno essere sopportabili, quindi magari respira calmamente e vedrai che più resterai nella tensione e ti rilasserai, più la stessa tensione dopo un po' sparirà, ed è proprio questo il lavoro che va a fare il foam roller. Se però il dolore che sentirai è veramente un dolore insopportabile e non vedi l'ora di uscire da quella posa, allora evita di restarci troppo a lungo ed eventualmente esci immediatamente dalla postura. Come al solito, ascoltiamo il nostro corpo, pratichiamo con coscienza e con amore appunto verso il nostro fisico. Se questo video ti piacerà, come al solito non esitare a farmelo sapere, magari lasciando un commento qui sotto o lasciando un bel like, e non esitare ad iscriverti al mio canale YouTube se ancora non l'hai fatto. Siamo dunque pronti per cominciare. Buon yoga con foam roller a tutti. Namaste. Ci posizioniamo in ginocchio sul nostro tappetino ed entriamo nella posizione classica di Balasana con i gomiti poggiati sul nostro rullo. In Balasana cercheremo di poggiare ovviamente i glutei sui talloni e la fronte a terra. Se riesci puoi portare i palmi delle mani a contatto e con i pollici andare a sfiorare la tua nuca. Se altrimenti questa posizione è troppo intensa, rimani tranquillamente con le braccia distese in avanti. Piano piano, inspirando, srotolo la mia colonna verso l'alto e inspirando torno nella posizione quadrupedica con le mani salde sopra il mio foam roller. Da qui porterò i piedi a terra ed entro nella posizione modificata di Adho Mukha Svanasana, cercando di stendere bene le mie gambe. Se la posizione del cane a testa in giù mi è piuttosto familiare, posso portare le mani anche direttamente a terra, posizionare il foam roller dietro ai miei gomiti e cercare di allungare bene la mia schiena sentendo la cima della testa che sfiora il foam roller a terra. Respiro calmamente, rilasso tutti i muscoli del volto, guardo verso l'ombelico e poi piano piano, espirando, riporto le ginocchia a terra per uscire dalla postura. Andremo poi a portare il foam roller sotto le nostre pelvi, tra le creste iliache. Se ho delle cicatrici particolari in questa zona, magari evito di fare queste posture. Da qui porto gli avambracci a terra, le dita dei piedi a terra e semplicemente mi lascio rullare in avanti e indietro sul mio foam roller. Se trovo un punto di particolare tensione, porterò il dorso dei piedi a terra, poggerò la mia testa su un cuscino fatto con le mie mani e mi rilasso tranquillamente in quella postura fin quando la tensione non sparirà. Poi nuovamente porto gli avambracci a terra, fletto le mie gambe ed entro nella posizione della rana. Anche in questo caso posso rullare dolcemente avanti e indietro, posso rimanere sugli avambracci e portare la mia fronte a terra sulle mani o posso rimanere magari in posizione statica in questa postura, nella posa appunto della rana modificata con foam roller sotto le pelvi. Piano piano, ispirando, mi riporto nuovamente sugli avambracci, stendo le mie gambe e posso rimanere in questa posizione che è la posizione della sfinge oppure camminare leggermente indietro con le mie mani, puntare un attimino le dita dei piedi se ho bisogno oppure lasciare il dorso dei piedi a terra, spingere con le braccia ed entrare in Bhujangasana. Se mi sono spostata troppo indietro sul mio tappetino, come nel mio caso, mi risistemo, mi prendo tutto il tempo necessario per riportarmi bene al centro, provo a stendere le braccia e piano piano provo ad avvicinare i
i polsi al mio foam roller. Da qui guarderò a destra e a sinistra per sciogliere le tensioni a livello della cervicale e mantenere le mie spalle belle aperte. Se in questa postura sento che la zona lombare è troppo compressa, magari rimango tranquillamente nella posizione della sfinge. Poi piano piano, espirando, ritorno in quadrupedia e infine entro nuovamente in balasana, questa volta mantenendo il foam roller sotto le mie mani ed allungando bene le mie braccia e la schiena. Opzione, se vuoi, di allargare le ginocchia alla larghezza del tappetino e di portare gli alluci a contatto. Piano piano, ispirando, andiamo a sistemarci invece con la schiena a terra, le piante dei piedi belle a terra, e cercherò di sistemare il foam roller sotto la zona del mio sacro. Ispirando, stacco le gambe da terra, le stendo e le avvicino verso di me, giusto per sentire il mio equilibrio sul foam roller in questa posizione. Poi andrò a portare la caviglia sinistra sul ginocchio destro, fletterò la gamba destra e incrocerò le mie mani dietro la coscia destra. Ad ogni espiro proverò ad avvicinare la coscia verso di me, cercando invece di spingere il ginocchio dell'altra gamba flessa verso l'esterno, e andrò a fare la stessa cosa dall'altro lato. Il mento è rientrato, le spalle basse. Poi porterò piano piano le piante dei piedi a terra e, se riesco, porterò le piante dei piedi a contatto tra di loro, le braccia oltre la testa, mantenendo i gomiti leggermente flessi per questa posizione modificata di Baddha-Konasana. Se è troppo intensa, posso tranquillamente restare con le piante dei piedi a terra. Poi piano piano qui mi aiuto e cerco di portare il foam roller sotto le mie scapole. Piedi a terra, sollevi i glutei e da qui, guardando l'ombelico, vai a massaggiare la zona che va da sotto le scapole fino alla parte lombare. Poi piano piano mi risistemo bene con i piedi a terra, guardo verso l'alto, le mani sono sempre incrociate dietro la testa, e vado a massaggiare la zona che va dalle scapole fino all'inizio della mia cervicale. Poi porterò nuovamente i glutei a terra, mi risistemerò bene con il foam roller sotto le mie scapole ed espirando lascerò cadere la cima della testa verso il tappetino. Se questa posizione dovesse essere troppo intensa, posso utilizzare un supporto come un cuscino o un mattoncino sotto la mia testa. Per uscire dalla postura incrocio nuovamente le mani dietro la testa, inspirando guardo l'ombelico e risalgo su. Infine andiamo a sistemarci in un'ultima posizione restaurativa di relax, ovvero Shavasana, distesi a terra, portando il foam roller sotto il cavo popliteo, ovvero dietro le nostre ginocchia. Qui mi distendo bene con la testa a terra, il mento leggermente rientrato, palmi delle mani rivolti verso l'alto. Chiudo gli occhi e posso restare in questa posa per tutto il tempo che voglio. Ovviamente in questo video ho tenuto ogni posizione per pochi respiri, ma a casa potrei mettere in pausa il video e restarci per molto di più. Grazie per avermi seguito. Namaste.